Sei qui. Allora li hai uccisi. Mi sono occupato di loro, di tutti loro. Gli dei ti ringraziano e lo faccio anch'io. Tieni. È stato un piacere. Posso fare qualcosa per te oggi? I soldati vanno e vengono, spartani, ateniesi, ma i bambini non aspettano che le acque si calmino. Arrivano quando lo decidono gli dei. Qualcuno sta per partorire. Due bambini potrebbero nascere da un momento all'altro, ma i soldati mi hanno confiscato le medicine. Dicono di dover ispezionare tutto dopo la conquista, ma i bambini non aspettano. Quindi il piano è che me ne occupi io. Sì, deve tornare da me senza neanche un graffio. Non sarà facile, ma me ne occuperò io. Allora posso mettermi il cuore in pace. Tornerò quando il problema sarà risolto. Kaire, serve aiuto? Mio figlio è partito per la guerra e non è più tornato. La guerra ha causato molte vittime. Condoglianze. Non capisci. Sono una madre spartana. Se è morto in battaglia, non lo piangerò. Ma non è tornato né come uomo, né come cadavere. Forse è stato catturato, oppure non hanno trovato il suo corpo. Forse, ma una madre conosce suo figlio. Temo che sia tra i disertori. Non sarò la madre di un vigliacco. Disprezzo i disertori. E se fosse uno di loro? Quindi, vuoi che il disertore si penta di essere fuggito? Sì, la sua morte risolverà tutto. D'accordo, ci sto. Sono stati davvero gli dèi a mandarti. Lascia che ci pensi io. Maka,
Aperti, non devo farmi scoprire. Le dracme mi attendono. Dimmi che hai compiuto la missione, Mistios. Ecco a te. Ti devo più di quanto si possa esprimere a parole. Ti prego, accettalo. Mi farebbe comodo qualcuno con le tue abilità. Vorresti unirti alla mia ciurma? Sono una levatrice, non un marinaio. Il mio lavoro è qui. Non posso venire con te. Peccato. Ti sarebbe piaciuto andare per mare. Apostasias, aftata tecnan muy pipton dai sapir. Rieccoti qui. L'hai ucciso? Il tuo uomo è morto. Sono felice di aver creduto in te, Mistios. Tieni, per te. È stato un piacere.
Sei qui? Li hai uccisi? Mi sono occupato di loro, di tutti loro. Mistios, ti spetta di diritto. Grazie. Bufano, è crepi canini. Esci subito da quella gabbia! Per caso ti stanno molestando? Molestando? Siamo i suoi genitori! Te l'ho detto, madre! È per proteggervi! Proteggere da cosa? Esattamente. È appena tornato da Delfi, ha parlato con l'oracolo. Da allora è andato fuori di testa. Mi ha rivelato la profezia! Non ho mai avuto le idee così chiare! Ha detto che avrei fatto cose terribili ai miei genitori, che il sangue di mia madre avrebbe macchiato il suolo e che mio padre avrebbe gridato il nome degli dèi. Gli oracoli e le profezie causano più male che bene. Ascolta il tuo istinto. Che cosa stai facendo? Ascolto il mio istinto. Dice che i miei genitori soffriranno se non mi aiuterai. Ovviamente. Tu puoi salvare i miei genitori dalla mia ferocia. Tu non sei per niente feroce. Silenzio, padre. Io e il Mistios stiamo parlando. La mia spada e il mio scudo. Doni di mia madre e di mio padre. Dobbiamo restituirli ai miei genitori in modo che possano difendersi dalla mia ira funesta. D'accordo, Supideo. Troverò quelle armi per te, ma ti costerà. Ma certo, i miei genitori non avranno problemi a pagarti per il disturbo. Cosa? Cosa? Cerca Costa, il fabbro del villaggio. Gli ho portato la spada da affilare non molto tempo fa. E lo scudo? Sarà un po' più complicato. Te lo spiego quando mi riporti la spada. Non vedo l'ora. È per il vostro bene! È solo superstizione. Non devi liberare il mischio. Eros in terra! Ecco, mi chiamo Costa, al tuo servizio. Alexios. Qualsiasi cosa tu voglia, nominala e sarà tua. Posso piegare del metallo per te? Oliare quei muscoli? Riparare quella lancia rotta? Sto cercando una spada. Appartiene a Supideo. Ah, Supideo! Adoro quel ragazzo. Un po' magrolino, a dire il vero. I suoi genitori non gli danno da mangiare. Sì. Beh, rivuole la sua spada.
e te la darei volentieri. La sua spada, intendo. Ma non posso semplicemente regalare spade a ogni Mistios attraente che passa. Dammi la spada e ti prometto che non dimenticherai questo giorno. Oh, sarebbe un sogno che si avvera, ma c'è un problemino. Ecco, anche la mia lancia è rotta. Non so se mi spiego. Peccato. Ma ci sono dei fiori nella foresta dietro alla fortezza militare di Serse, piantati da Afrodite in persona. Aiuterebbero la mia prestazione, non so se mi spiego. Va bene, ti porterò i fiori e tu mi darai la lancia. Cioè, la spada. Voglio dire, aspettami qui. Carlos.